E vi ricordo che è dall'inizio del campionato che siamo anche in diretta sul canale 814 di Sky e TV Sat canale 59. In questo momento sono anche in grado di dirvi quello che sta succedendo negli altri padiglioni, perché vi ricordo che la piattaforma Fit Channel vi dà la possibilità di switchare tra un padiglione e l'altro in base a quello che sono le vostre esigenze o magari anche in base allo stile di danza che vi piace di più. Nel padiglione azzurro in questo momento anche lì potete trovare le danze standard ma della categoria 55-60, B3, B2 e B1. Nel padiglione rosso invece siamo ancora sui ritmi caraibici, sta avendo luogo la competizione riservata al Caribe Show Dance, addirittura 62 gli show che sono partiti questa mattina, vi ricordiamo che eseguono il loro show singolarmente, quindi grande impegno sia per lo staff tecnico che deve mandare la musica propria dei nostri atleti che per i nostri giudici che devono visionare 62 show uno dopo l'altro, quindi complimenti e buon lavoro. Ma questa sera sempre in padiglione rosso il clou della giornata, infatti scenderanno in pista la categoria PD 1834, e questa categoria si presume che ci possa riservare grandi sorprese, infatti il podio di questa categoria ha deciso di lasciare le competizioni, questi nostri ragazzi, i nostri portabandiera che per anni hanno portato anche a casa medaglie d'oro a livello internazionale, hanno deciso di diventare tecnici e questo ha permesso a tutta la nuova leva, la nuova generazione di poter arrivare qui a Rimini e provare a diventare i nuovi campioni italiani di questa categoria, quindi grande importanza e siamo veramente in attesa di questa competizione che tra le altre cose chiuderà la giornata nel padiglione rosso, quindi tutti sintonizzati alle ore 18:50 per vedere chi riuscirà ad acciuffare questo ambito titolo. Siamo nel padiglione bianco dove oggi parliamo di lati style sincronizzato, quindi troviamo i piccoli gruppi e il gruppo danza. Questo padiglione alle 18:30 chiuderà la giornata, anche perché ci stiamo preparando ad un nuovo cambio per questo padiglione, perché a breve arriverà il lati style sia sincronizzato che tecnica, dove prevediamo l'arrivo di addirittura 190 atlete nella categoria 10-12 anni, quindi un grandissimo successo per la federazione dovuto anche alla pandemia che ha costretto i nostri atleti ad allenarsi in maniera singola, ma grande numero e grande possibilità è stato dato dalla federazione con l'attivazione di questa nuova disciplina. Lati style tecnico proprio ha dato la possibilità ai nostri atleti di scendere in pista singolarmente e confrontarsi con le altre atleti in pista, quindi 190 è veramente un numero mai visto per questa disciplina. Niente, a questo punto io vi lascio alla visione dietro di me del padiglione verde, oppure potete tranquillamente decidere di andare a controllare cosa succede negli altri padiglioni. Se non avete il timetable a portata di mano non vi preoccupate, perché attraverso il canale Fit Channel tutto sulla stessa piattaforma potete trovare sia l'elenco degli iscritti sia tutti i timetable padiglione per padiglione, quindi un servizio a 360 gradi. A nome mio, di Maria Grazia Patti e Geri Abrate, che sono le voci che hanno commentato e commenteranno questo campionato italiano, ci vediamo più tardi e non vi scordate che dalle 17 alle 19 saremo anche sul canale 814 di Sky e TV Sat 59. A dopo. Vado a comunicare al secondo turno della Senior 2B2. Per il secondo turno sono le coppie contrassegnate dal numero 2, 49, 58, 62, 67, 68, 73, 93, 94. Continuo? Continuo, va. 97, 115, 123, 132, 133. Allora ci siete dietro? Ma non mi fate sentire, oggi siete troppo silenziosi. Tango.
quarta batteria, la coppia con il numero 121, cortesemente, coppia 121. C'è? Perfetto, quarta batteria in pista, si preparino le coppie con i numeri 23, 25, 33, 36, 39, 65, 80, 109, 111, 114, 130, 135. Tango. Grazie signori.